Io non ho deciso di intraprendere questa mia attività, perché effettivamente avrei dovuto continuare gli studi e laurearmi in veterinaria, quindi avrebbe potuto chiamarmi dottore e questa è la cosa che della mia vita forse mi manca di più. Perché non ho deciso? Perché mio padre è morto in età giovane per lui, ancora più giovane per me perché avevo poco più di 21 anni e ho dovuto occuparmi dell'azienda di famiglia. Quindi mio padre aveva una piccola concessionaria a Morbegno e ho fatto di necessità virtù perché chiaramente la situazione imponeva di rimboccarsi le maniche e provare a raccogliere questa sfida. Quindi a volte la vita ti presenta percorsi che non sempre scegli, ma alla fine sei un po' obbligato a perseguirli. Io sono partito praticamente da solo, quindi ero l'unico dipendente in azienda. Oggi siamo in 1750 più o meno. Ci sono arrivato. Beh, intanto grazie alla fortuna di aver trovato tante persone che sostanzialmente hanno condiviso più che un progetto la sfida. Perché quello che ti fa vincere o perdere nella vita è la capacità di raccogliere la sfida e volerti mettere in discussione. Quindi, gli studi ti servono e sono oggi poi come non mai la base sulla quale pensare di costruire un percorso. Ma dovremmo capire che la cosa più importante nel mondo di oggi è quella di conoscere le lingue. Noi in questa valle siamo figli di una situazione che non è contemporanea e che quindi ha la necessità di prendere il passo con il mondo che cambia. L'inglese dovremmo saperlo meglio dell'italiano e il tedesco dovremmo saperlo meglio del dialetto. Quindi queste sono le basi sulle quali costruire. Quindi è chiaro, a me gli studi sono mancati perché fondamentalmente ho sempre dovuto cercare di approfondire un mare di cose, però vede, la vita è un continuo studio, cioè se tu gli studi non finiscono con le scuole, probabilmente iniziano con le scuole, iniziano con la fine delle scuole, dipende dalla tua voglia di crescere, ma soprattutto con la tua voglia di conoscere, di capire, di sapere. Io ho sempre cercato di tenermi aggiornato, lo faccio ancora oggi e cerco di dedicare del tempo per capire. È chiaro che poi con l'età la capacità di apprensione diminuisce notevolmente, però soprattutto in un mondo che cambia, dove la tecnologia la fa sempre più da domino del tutto, credo che veramente bisogna avere e fare degli grandi sforzi per riuscire ad evolversi e soprattutto per riuscire a capire ed avere una visione di dove vogliamo andare, altrimenti rischiamo di avvitarci su noi stessi. Ma guardi, le difficoltà le incontri tutti i giorni in funzione di quello che vuoi fare e di quello che rappresenti. È chiaro che quando parti e sei nessuno ti vogliono più o meno bene tutti e quando parti e cominci a vincere qualche piccola battaglia, per forza di cose il mondo si fa più ostico, ma quando si fa più ostico subentra la sfida ed è dalla sfida che poi ti vengono gli stimoli per poter giocare la partita. È chiaro che fare impresa in un territorio come l'Italia è un lavoro abbastanza
complicato perché comunque il mondo delle imprese si devono confrontare col mercato che viaggia a una velocità e tutto quello che c'è dietro, partendo dalla burocrazia, partendo da regole che ci governano e alle quali, ci dobbiamo tutti, con le quali tutti i giorni ci dobbiamo confrontare, hai costantemente una serie di complessità, quindi è abbastanza complicato. Ma ripeto, guardi, fare impresa tutti i giorni è una sfida, non sei mai arrivato da nessuna parte, ogni mattina riparti più o meno da zero e devi cercare di riconquistare la tua posizione della giornata. Più o meno funziona così. Ma le soddisfazioni sono quelle in cui alla fine, quando poi tu hai un sogno che pian piano diventa una visione, perché in ogni caso per me fare impresa era un sogno, come è un sogno un po' quello che ho realizzato. Il sogno diventa visione e la visione diventa una strategia e da lì devi metterti poi a lavorare in gioco e in discussione. È chiaro che quando realizzi un progetto, alla fine è come quando hai vinto una gara, insomma, se ci sei riuscito perché sei. Bravo. Quindi questa è la soddisfazione. Io sono anche caratterialmente non mi guardo mai troppo indietro, anzi, dicono tutti che mi guardo troppo poco, quindi cerco sempre di pensare a quello che devo fare oggi, possibilmente domani e dopodomani. Questa è un po' l'idea. Guardi, consigli sono veramente difficili dare consigli, no? Perché alla fine i nostri genitori ci davano consigli, ma alla fine quei consigli servivano a poco perché ognuno deve fare probabilmente ripetere le stesse esperienze che ti fanno consumare a volte i lutti necessari per farti crescere. Io l'unica cosa che mi sento di dire è che quando hai un sogno e quando ci credi, devi metterti in gioco e provare a realizzarlo. Questo significa dedicare energia, caparbietà e resilienza. Ecco, le generazioni di oggi fanno un po' fatica a capire qual è la fatica, a capire quanto resiliere, quindi quanto resistere sotto sforzo nel tempo. Ecco, le battaglie credo le vinci quando sei veramente capace di soffrire, perché prima di vincere si impara sempre a perdere, bisogna imparare a perdere prima di vincere. E quando vinci non è scontato che continui a vincere, perché poi intanto torni a perdere. Questa è la lezione che ti serve perché ti riporta coi piedi per terra e ti rimbocchi le maniche e provi a costruire un percorso più intelligente che magari ti porta a vincere la volta dopo.